Ben ritrovati, tra breve nel nostro TG vi parleremo della fiaccolata di Soriano per ricordare Filippo Ceravolo, il 19enne ucciso per errore in un agguato, lenzuola bianche dai balconi e poi gli striscioni con su scritto basta omicidi di mafia. Vi parleremo delle nuove scosse sul Pollino, intanto però arriva una buona notizia, il sottosegretario Antonio Catricalà ha convocato i sindaci del Pollino, quindi delle zone colpite dal sisma, a Roma per giovedì prossimo. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Ancora scosse nell'area già colpita, è un'interminabile sequenza che ha fiaccato la popolazione, intanto si attendono gli aiuti che tardano ad arrivare giovedì prossimo a Roma, incontro con il sottosegretario Catricalà. Commovente lettera appello di una giovane di Mormanno con la quale descrive lo stato di precarietà in cui è costretta a vivere la cittadina da oltre una settimana, 90 le case inagibili, l'unico ospedale della zona è evacuato, molti esercizi commerciali e le strade di accesso al paese malmesse. Si fa sempre più aspro il confronto sul caso Rende. Il PD replica a muso duro alla sortita dei 6 deputati del PDL, firmatari di un'interrogazione al ministro Cancellieri. Scende in campo anche da Torre, che invita il partito di Berlusconi a chiedere scusa per i fatti di Reggio. Il comitato sorto a difesa della provincia di Vibo continua a tenere viva la fiammella della speranza. Oggi un'altra riunione per stabilire il da farsi. Roggiano dice no al trasferimento di Don Michele, disposto dalla Curia, la comunità si mobilita e scende in piazza per protestare. Non toccate il nostro pastore. Edizione della sera del nostro TG, apriamo con la fiaccolata di Soriano a cui hanno preso parte alcune migliaia di persone a Soriano nel Vibonese per partecipare alla fiaccolata silenziosa in ricordo di Filippo Ceravolo, il ragazzo di 19 anni ucciso per errore in un agguato compiuto il 25 ottobre scorso. Reale obiettivo dell'agguato era probabilmente il giovane che si trovava in auto con lui. La fiaccolata e il relativo corteo ha avuto inizio nei pressi dell'abitazione della famiglia Ceravolo per poi snodarsi per tutte le vie del paese vibonese. Numerosi i giovani che hanno aderito all'iniziativa, dai balconi delle abitazioni sono state esposte lenzuola bianche in segno di solidarietà nei confronti dei genitori del ragazzo ucciso. In testa al corteo c'erano i familiari di Filippo Ceravolo e la fidanzata. Le persone che hanno partecipato al corteo, raccolte in silenzio, hanno esposto anche striscioni per dire basta con gli omicidi di mafia. Cambiamo argomento: il terremoto sul Pollino nel pomeriggio, una nuova scossa di magnitudo 3.2. Intanto però, su richiesta del presidente del parco Domenico Pappaterra, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà incontrerà a Roma giovedì prossimo una delegazione di sindaci i cui territori sono interessati dallo sciame sismico che perdura ormai da oltre 2 anni. Gli amministratori accompagnati dallo stesso Pappaterra torneranno a chiedere la proclamazione dello stato di emergenza. Ma sentiamo Emilia Canonaco. Anche la scorsa notte la terra non ha smesso di tremare, lo ha fatto con la precisione di un orologio svizzero. Le prime due scosse, le 2.24 e le 2.25, poi a distanza di 2 ore, altre due scosse, anche queste intervallate tra loro da un solo minuto, 4.55 e 4.56.
Questa la cronaca delle registrazioni effettuate dai sismografi. Sul fronte delle iniziative, invece, c'è da evidenziare la disponibilità del governo nazionale a interloquire con i sindaci dei comuni del Pollino interessati dallo sciame sismico. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, infatti, ha risposto affermativamente alla richiesta avanzata nella giornata di ieri dal presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, che si era appellato alla origine calabrese dell'esponente di governo per ottenere una maggiore attenzione verso quanto si sta verificando nel cuore del Pollino. La domanda più urgente di cui Pappaterra e la delegazione di sindaci si faranno portavoce nel corso dell'incontro fissato a Roma per il prossimo 8 novembre sarà la dichiarazione dello stato di emergenza, non ancora pronunciata, tanto che da più parti il terremoto del Pollino viene definito un terremoto di serie B, nonostante le oltre 100 abitazioni dichiarate inagibili, la chiusura dell'ospedale Minervini di Mormanno, dell'ufficio postale, di numerose chiese e nonostante la pesante ricaduta che il fenomeno sismico sta avendo sul tessuto economico della zona, le cui strutture turistico-ricettive si sono viste disdire prenotazioni già da tempo programmate. Anche i cittadini non rimangono a guardare. A Mormanno è nato il comitato denominato Noi non ci arrendiamo al terremoto. Se qualcuno, vittima della paura o per via della casa dichiarata inagibile, ha deciso di abbandonare il paese trasferendosi altrove, la stragrande maggioranza degli abitanti di Mormanno lotta per tenere in vita il paese ed evitare che le parole del sindaco Guglielmo Armentano, che non più tardi di 2 giorni fa aveva parlato di un paese destinato a morire, possano da esternazione di uno stato emotivo trasformarsi in una inevitabile drammatica realtà. Del resto, in Calabria non mancano precedenti del genere, con antichi borghi condannati dal terremoto, abbandonati dalla gente forzatamente trasferita in nuovi agglomerati urbani, sorti ai piedi delle montagne. Mormanno non ci sta e lotterà per sopravvivere. Intanto gli abitanti di Mormanno chiedono soltanto il riconoscimento, lo avete sentito anche dal servizio dello stato di emergenza da parte del governo per poter avviare i lavori di ricostruzione. Nessuna elemosina, ma giustizia, come ci ha scritto in una lettera una ragazza di Mormanno. Lei si chiama Maria Francesca e l'appello ve lo facciamo sentire proprio dalla sua voce. Mi chiamo Maria Francesca e scrivo a nome di tutti i miei concittadini per segnalare l'indignazione che c'è stata. Come ben sapete, la zona di confine tra la Basilicata e la Calabria è vittima da 2 anni di uno sciame sismico, con una media di 30-40 scosse al giorno, di intensità variabile mai superiore a magnitudo 4.2. Mai superiore a 4.2 fino alla notte tra il 25 e il 26 ottobre scorso, quando questo territorio è stato colpito da una scossa di magnitudo 5.0 alle ore 1.05 della notte. La macchina dei soccorsi è stata tempestiva e già la mattina seguente, dopo soltanto poche ore dall'accaduto, si sono recate a Mormanno varie autorità, tra le quali il capo della Protezione Civile Nazionale Gabrielli, il quale, dopo una breve passeggiata lungo l'unico corso del mio paese, ha ritenuto opportuno non dichiarare lo stato di emergenza, in quanto purtroppo non ci sono state vittime. Ad oggi, 100 ordinanze di non fruibilità di fabbricati, un numero destinato ad aumentare in modo esponenziale, unico ospedale del paese evacuato, 6 edifici di culto su 8 non fruibili, ufficio postale non fruibile, cimitero parzialmente chiuso, vari esercizi commerciali situati nel centro del paese non fruibili, strada provinciale che collega Mormanno a Rotonda, località della Basilicata, non fruibile. Tante famiglie in quegli 11 interminabili secondi hanno perso tutto ciò che con grandi sacrifici avevano costruito. Lascio a voi giudicare se l'indifferenza delle istituzioni più alte è giusta, ma per ciò che ci riguarda, per noi che viviamo qui e non ci passeggiamo soltanto per un paio d'ore, questa è una vera e propria emergenza. E se per emergenza si intende solo la morte, allora dobbiamo essere dispiaciuti perché siamo purtroppo vivi e la nostra esistenza non interessa a nessuno. E se facessimo tremare Montecitorio per 11 secondi, i soldi cadrebbero. Non chiediamo la luna, chiediamo ed esigiamo ciò che ci spetta, cioè l'aiuto da parte dello Stato. Non vogliamo la carità di nessuno ed è per questo che vi scrivo. Vogliamo riprenderci il nostro paese, il nostro futuro e vogliamo farlo con le nostre forze. Anche per smentire la secolare convinzione che descrive i calabresi come parassiti dell'intera società.
La politica adesso con il caso Rende, di cui abbiamo parlato anche ieri nel corso dei nostri TG, e dove la querela politica diventa sempre più aspra, il PD replica a muso duro alla sortita dei 6 deputati del PDL, firmatari di una interrogazione al ministro Cancellieri. Scende in campo anche da Torre, che invita il partito di Berlusconi a chiedere scusa per i fatti di Reggio. Vediamo. Strano paese l'Italia. Mentre da un lato la politica o certa politica lamenta, denuncia la presunta frequente invasione di campo del potere giudiziario, dall'altro quella stessa certa politica sceglie il terreno giudiziario per pareggiare i conti, per sostanziare la battaglia elettorale. E così ci ritroviamo, ad esempio, che anche a Rende, città considerata da sempre un modello di buona amministrazione, improvvisamente lo scontro PDL-PD scivoli su questo fronte. Se i deputati del Popolo della Libertà presentano un'interpellanza al ministro dell'Interno Cancellieri per inviare la commissione d'accesso in municipio, alla luce di una recente inchiesta della DDA che avrebbe delineato presunti rapporti tra due ex amministratori di Rende e alcuni esponenti di una cosca locale, la cui cooperativa si era aggiudicata dei lavori di manutenzione, sul piatto il sostegno elettorale alle provinciali del 2009. Un'interpellanza che ha ovviamente sollevato indignazione e reazioni nel PD sia di Rende che in quello regionale. Il commissario Alfredo Dattorre è stato tranciante. È davvero incredibile, sostiene che i parlamentari del PDL calabrese, anziché chiedere scusa ai cittadini per il disastro provocato a Reggio Calabria e per le condizioni di fallimento amministrativo alla regione, si avventurino in iniziative sconclusionate che denotano solo uno stato di sbandamento e perdita di credibilità. Quindi piena fiducia nell'operato della magistratura. Parlano di tentativo di sporcare Rende gli esponenti del circolo cittadino del Partito Democratico che, nel respingere al mittente sospetti e insinuazioni, ribadiscono la trasparenza e l'efficacia del governo della città. Una fase incandescente, non c'è che dire, sullo sfondo sicuramente le prossime politiche, ma anche la situazione alla regione. Di certo sul piano giudiziario le vicende vanno chiarite fino in fondo, senza sconti, ma la strumentalizzazione delle stesse non è il modo migliore per recuperare la fiducia dei cittadini nella politica e nei partiti, soprattutto in una fase così drammatica sul piano economico e sociale. Vivo non ci sta a perdere la provincia, da mesi va avanti la battaglia del comitato sordo a difesa dell'ente, la battaglia non si ferma nonostante la decisione del Consiglio dei Ministri, il comitato chiede però anche alla politica vibonese di far sentire la propria voce. Vediamo. Malgrado i diktat per decreto da parte del governo dei tecnici, vi è la convinzione che si possa ancora fare qualcosa per salvare non solo la provincia di Vibo Valentia, ma anche tutte le altre province soppresse, facendo così sparire in realtà territoriali storicamente importanti solo perché bisogna risparmiare. Se è vero, come è vero, che siamo in una democrazia rappresentativa, spetta ancora alla gente l'ultima parola e i vibonesi non intendono essere considerati cittadini di serie B solo perché vivono in una realtà più piccola o meno popolata di altre. Non può essere un mero criterio ragionieristico a l'identità di un territorio. Forte di queste considerazioni, il Comitato Spontaneo di Cittadini, formatosi a Vibo Valentia, continua ad agire ed ha riunito il proprio direttivo per organizzare ulteriori iniziative all'insegna della non rassegnazione. Esistono naturalmente i margini per salvare le province piccole e spiego perché. Si tratta di un decreto legge che necessita di una conversione entro 60 giorni. Naturalmente i margini coincidono con la sensibilità dei politici calabresi, in particolare dei parlamentari che dovranno dire di no in Parlamento a questo pseudo riordino, perché in realtà si tratta di una soppressione concreta di grandi realtà territoriali e grandi per tradizioni storiche, per tradizioni culturali. Il fatto di fare coincidere una realtà territoriale ed identificarla con una provincia attraverso ambiti numerici o ambiti territoriali è sicuramente un profilo da noi fortemente contestato. In realtà abbiamo potuto avvertire, parlo del territorio vibonese, l'assenza di un coordinamento politico per una grande manifestazione di protesta e di lotta, e come se i diktat governativi dovessero essere supinamente accettati. Noi cittadini naturalmente ci ribelliamo a questo stato di cose, porteremo sino al termine la nostra campagna di sensibilizzazione, la campagna di lotta contro la soppressione della provincia di Vibo Valentia. Abbiamo sul punto peraltro
l'altro ha ascoltato anche i toni trionfalistici di alcuni esponenti politici catanzaresi, come se il territorio vibonese fosse una terra di conquista. Si è parlato di buonsenso nella ricostituzione dei tre enti territoriali, quando in realtà non c'è alcun buonsenso. Il governo sta soltanto fomentando sentimenti di risentimento tra le popolazioni, perché questo territorio ha una sua identità storica ultramillenaria, sicuramente sancita con la nascita della provincia nel 92. A Roggiano Gravina, per una vicenda davvero singolare, c'è apprensione per il paventato trasferimento del parroco. È stata aperta anche una pagina Facebook. Don Michele, dicono i parrocchiani, è un punto di riferimento per l'intera comunità. Ma sentiamo Isabella Roccamo. C'è apprensione a Roggiano Gravina per il paventato trasferimento del parroco di San Pietro Apostolo, Don Michele Coppa. In paese non si parla d'altro. Don Michele, ci dicono, è qui da 27 anni ed è diventato ormai un punto di riferimento per l'intera comunità. Nel sociale ha fatto opere che nessuno mai l'ha fatto, mai. Ha dato l'anima per costruire quello che ha costruito. Lui ha cercato sempre di fare unione e no, non rompere gli equilibri, hanno unito le famiglie. Anche oggi davanti alla chiesa madre di Roggiano molti fedeli che hanno voluto testimoniare il proprio affetto verso il loro parroco. Per noi Don Michele è noi tutto. Vogliamo che deve come non lo so, ricominciare da capo. Don Michele con ci conosce, sa tutti quelli che ha fatto. A noi ti vede annullato tutte le cose e ricominciare da capo. Figuriamoci, secondo me è sbagliata la cosa. Vogliamo Don Michele qua perché comunque come parroco ha accolto noi da piccoli e automaticamente sta aprendo le porte a tutti i bambini, perché i bambini, vedere un bambino che viene volentieri a messa la domenica mattina, cioè oggi come oggi non è facile, quindi svuotare una chiesa non c'è motivo, perché Don Michele ci ha cresciuto noi, sta crescendo i nostri figli e le conseguenze le pagheremo tutti. Cioè, è come un padre, come diceva prima la signora, è un padre per noi, non è Don Michele. Don Michele, ci dicono, è sempre stato vicino alle famiglie, ai giovani, alle persone in difficoltà. Noi vogliamo che Don Michele non se ne deve andare perché ha 27 anni e non se ne è andato mai nessun prete a questa età specialmente. E ha fatto sempre bene e non male a Roggiano. Dunque noi vogliamo che deve restare qua. Don Michele deve restare a Roggiano Gravina perché i figli nostri sono state educate da lui personalmente con un'educazione invincibile soprattutto. Noi lo vogliamo, lo vogliamo, lo vogliamo. A Cosenza adesso, perché la scrittrice e giornalista delle Cambria in città per partecipare ad un incontro su donne e lavoro ha fatto visita al comune di Cosenza, dove si è intrattenuta a dialogare con il sindaco Chiuto. Vediamo. Adele Cambria, vera pioniera del giornalismo al femminile, insieme a Camilla Cederna e a Doriana Fallaci, ha fatto visita al sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Adele Cambria è in città per partecipare ad un incontro su donne e lavoro. La sua è una testimonianza certamente illuminata, vista la lunga militanza nei movimenti femministi. Ed è così che parla dell'impegno della donna nel mondo del lavoro. Il lavoro, almeno in Italia, è ancora controindicato per le donne che vogliono fare carriera. E altrimenti io ho fatto un'osservazione ultimamente, girando per le città, che gli uomini camminano e le donne corrono dietro l'autobus per fare la spesa, per arrivare in ufficio. È veramente proprio un fatto muscolare per correre dietro il tram, non per stare in forma, corrono per farcela. E questo è un punto che però è stato preso di mira recentemente da Hillary Clinton, donna che io ammiro molto. Ha detto: non mi piacciono quelle che si lamentano. Cioè, bisogna che noi donne ci convinciamo che non si può avere tutto. Quindi sicuramente il non avere figli facilita il successo, per esempio, nello scrivere. Sicuramente i figli ti rubano 20 anni di vita. A volte, invece, come dice una mia amica, sono un ergastolo, cioè sono per tutta la vita. La musica è già sulla rete da qualche giorno
con un ottimo gradimento il nuovo video del cantante Cosentino Comma. Si chiama Visionario e fa da corollario ad un album uscito lo scorso anno. Vediamo. Esistono sostanze che per un attimo danno le risposte a tutte le domande. Visionario è il nuovo videoclip del cantante cosentino Comma, alias Pierpaolo Mazzulla. Segue a distanza il CD omonimo prodotto dalla MK Records. Nel video, che sta avendo un'ottima accoglienza sulla rete, si srotola il sottile filo di una follia in precaria sospensione tra la cruda realtà e un'immaginazione allucinogena. Lo spunto nasce da una frase di Einstein che mi colpì tempo fa, che diceva che solo un visionario al tentativo di cambiare la realtà, alla fine dai e vai, con il rischio di riuscirci davvero. Da lì è partita un'analisi attraverso la vita che svolgo ogni giorno. Ho toccato varie tipologie di ambienti per cercare di rendere al meglio questo concetto, questa visione, dove appunto soltanto vivendo di visioni forse oggi si riesce a vivere un po' meglio, ecco. Solo un visionario può cambiare la realtà. Il testo del brano è firmato da Andrea Orlando, il video, su soggetto di Alessia Principe, porta la firma del regista Luigi Simone Veneziano. Comma si trasforma in un prigioniero, spettatore inerme di sogni all'apparenza innocui, ma in realtà feroci e taglienti. Storia originale, come d'altronde l'origine del nome Comma. Nasce nel quartiere, perché io appartengo a una fascia d'età dove nei quartieri davano i nomignoli, i soprannomi. A me mi toccò questo Comma, come chi riesce a mettere pace, quindi quasi a sentenziare a mo' di comma, di legge. Per un visionario il dolore è immaginario. Visionario è un video che fa riflettere perché nasce da profonda meditazione. Lo definisco un colpo di coda di un disco che è uscito maggio 2011, quindi comunque è stato già sviluppato per un anno e mezzo, quindi ci saranno delle serate, dei concerti fino a fine anno, ma sono già in lavorazione per il prossimo disco. Perché? Come di consueto al sabato, la nostra rubrica dedicata all'economia. Il recente rapporto Svimez ha messo in luce una verità importante, e cioè che se è vero che ogni manovra di contenimento della spesa pubblica ha un impatto depressivo, cioè riduce il PIL, questa riduzione del PIL non è omogenea in tutto il territorio nazionale, ma pesa per più del triplo nella regione del centro-sud. Cioè, se una manovra di contenimento della spesa ha un impatto sul PIL dell'1%, questo 1% in realtà è lo 0,50 per il PIL delle regioni del centro-nord e del 2,50 come effetto depressivo nelle regioni del centro-sud. Questo è abbastanza ovvio, abbastanza logico, se pensiamo che le regioni del centro-sud vivono soprattutto di spesa pubblica. Se questa viene drenata, abbiamo risultati, diciamo, negativi, che sono superiori rispetto alla media nazionale. Nel contempo, il governo, la classe politica, genera tempo per tempo delle paroline magiche, che sono quelle che attraggono l'attenzione poi, ecco, degli osservatori, della società civile. Prima è stato il momento dello spread, poi è stato il momento dell'occupazione giovanile, della produttività, ora è il momento della crescita. Ma non sarebbe il caso, proprio alla luce, diciamo, della grande emergenza che sta vivendo soprattutto l'economia del centro-sud, per esempio di creare una nuova parolina magica da sottoporre all'attenzione poi degli attori economici e istituzionali della nostra realtà nazionale,
che potremmo chiamare credito e maggiore liquidità per le imprese in difficoltà, ecco, non sarebbe un fatto negativo di poter riportare una emergenza che è veramente l'emergenza del momento all'attenzione della, diciamo, della classe politica dirigente, al pari di come è stato in passato, per la verità senza risultato, dato a altri acronimi che poi all'improvviso hanno perso di attualità. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Amici di Tenno, una giornata di domenica che per la Calabria, il meridione, si prevede in assenza di fenomeni. Prevarranno al suolo correnti meridionali e ciò porterà i valori termici oltre la media del periodo, attestandosi con massime prossime ai 20 gradi. Situazione diversa per l'Italia centrale, in cui è previsto l'arrivo di una perturbazione che interesserà il meridione, la Calabria, in particolare soltanto nella giornata di lunedì, per la quale giornata appunto sono attese nuove condizioni di variabilità con nuove precipitazioni, quindi è una situazione in linea con il periodo autunnale e si alternano queste fasi più asciutte tipiche di questo weekend con nuove situazioni appunto di precipitazioni. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di TEN. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento.